300 idonei di un concorso pubblico che stanno chiedendo all'amministrazione di attuare quelle assunzioni che si sono bloccate dall'anno scorso. Si tratta di un concorso pubblico per 814 posti di vigile del fuoco che ha 6.000 idonei, vincitori di concorso, che stanno aspettando queste assunzioni e che allo stato attuale stanno ricevendo solo le briciole dalla politica. Stanno ricevendo 136 assunzioni che aspettavamo dal 2011 e oltre a questo fatto la politica, il dipartimento le sta spartendo con una graduatoria di stabilizzazione che era ormai chiusa, che è una graduatoria interamente riservata al personale volontario, che però non ha merito fondamentalmente, che è una graduatoria dove si accede solo facendo una domanda, mentre noi siamo 6.000 idonei che hanno fatto domanda per accedere al concorso, hanno fatto 4 viaggi facendo prova motoria, orale, visite mediche e chi di più ne ha più ne metta, e quindi siamo idonei per diventare operativi. Io sono un vigile del fuoco, un caposquadra dei vigili del fuoco del comando di Trapani. Ho deciso insieme ad Alessandro Glissa e altre centinaia di ragazzi del concorso degli 814 a manifestare il proprio dissenso rispetto a quello che riteniamo poter essere praticamente un'ingiustizia che si sta consumando ai danni di questi ragazzi. Ingiustizia perché si sta generando involontariamente una guerra tra poveri, praticamente, che volontariamente o involontariamente sta generando l'amministrazione, amministrazione intesa come governo, perché la finanziaria alla spending review per il 2013 ha stanziato 70 milioni di euro per l'assunzione praticamente degli idonei al concorso 814 per il 2013, 120 milioni di euro per il 2014, non si capisce il motivo per cui praticamente questi ragazzi che hanno superato una dura prova concorsuale praticamente, che ne hanno assunto appena 1.550 a fronte di una graduatoria di 5.500 idonei, non si capisce il motivo per cui, essendoci i soldi in finanziaria, non si riesce ad assumerli. Lo stillicidio di 136 posti per il 2011, 137 assunzioni per il 2012 e poco meno di 262 posti per il 2013 è, come dire, una sorta di presa in giro, quando se si potesse semplicemente sbloccare il concorso di caposquadra e caporeparto che è in itinere, ci sono 5 concorsi di caposquadra e caporeparto che sono attualmente in itinere e che da un anno si è appena fatti una graduatoria sola praticamente, io ritengo in maniera così ingiustificata. Se poco a poco si riuscisse a sbloccare con una semplice disposizione del ministro dell'interno, se si potesse poco a poco sbloccare questa prassi concorsuale, si verrebbero a creare dall'oggi al domani 3.200 posti di lavoro per questi ragazzi idonei all'814, che in virtù della spending review e quindi del taglio del 50%, così come prevede l'articolo 90 della spending review, questo potrebbe determinare l'assunzione fin da subito, fin dalla prossima settimana, di 1.600 unità. Quindi noi ci domandiamo: cosa c'è sotto? Ti stai giocando praticamente con questi ragazzi? Ecco perché poi io francamente mi indigno, visto poi praticamente le condizioni in cui versiamo noi vigili del fuoco. Vigili del fuoco oggi stanno attraversando un periodo praticamente un periodo praticamente di crisi del personale che non ha precedenti nella storia. Abbiamo una carenza assoluta di capi reparto praticamente che dovrebbero essere assunti dalla qualifica inferiore, dai capi squadra. I capi squadra a suo tempo provvederebbero dalla qualifica praticamente dei vigili e i vigili potrebbero essere assunti da questa graduatoria. Quindi c'è un ingiustificato tentativo di mantenere un tappo praticamente nella qualifica dei vigili del fuoco per non so bene quali giochi di potere. Voi cosa chiedete qui davanti alla telecamera? Farò sapere a tutti quanti. Noi chiediamo il blocco della stabilizzazione perché non è legale e i passaggi di qualifica per fare più assunzioni al concorso pubblico, la proroga della graduatoria fino a quando non si esaurirà tutta la graduatoria, questo è il turnover, speriamo di farlo portare di nuovo al 100%.
sono i punti che noi ci siamo fatti presenti. Stanno creando un precariato perché hanno fatto 25.000 vigili volontari in quest'anno per sopperire a tutte queste carenze che ci sono. Intanto le domande erano 120.000. Su 120.000 poi hanno fatto i quiz di preselezione e sono passati 10.300. Di questi 10.300 tra le prove fisiche sono rimasti 7.500 idoni. Tra 7.500 idoni, tra visitati per ora che sono, erano 3.500, sono rimasti 2.000 visitati e 5.000 idoni ancora non visitati. Spending Review la prima domanda per il funzionamento dei vigili del fuoco prevede 70 milioni di euro per il 2013, 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. Questi ragazzi sono già dentro e li mantengono fuori con il sistema praticamente del concorsuale. Sai, tutta questa situazione a chi fa comodo? Noi siamo poco fa ho accennato, se io il vigile lo pago 1.400 e il precario lo pago 1.600 ed è il precario, non ha fatto un concorso. È una chiamata diretta, molto diretta. I sindacati vi aiutano in questo. Come no, sono i che gestiscono. Sono loro che adesso stanno spingendo per far chiudere gli staccamenti permanenti e farli sostituire dai volontari. Volontario che non è volontario, perché io quando lo chiamo lo pago. La media è altissima, i vigili sono tutti anziani. Perché adesso c'è stato... In questo concorso che avete fatto? No, sono... tutti giovani. Sono giovani. Tutti. Scusate il termine brutto, è il sangue fresco. A me serve sangue... Cioè, è brutto come termine, però è così. Io non posso mandare un pompiere che serve a una persona e mandarci dietro un altro pompiere perché deve salvare il Salvatore. Certo. 47 milioni per i mezzi. Se adesso me ne hai 15, dove va? Siete qua? Fino a mezzogiorno abbiamo... Dico, ripeto, questi 15 milioni che ci hanno dato quest'anno, 9 vanno per l'assicurazione RCA, perché è obbligatoria pure per i vigili del fuoco, non è che è scritto la responsabilità. Avete delle convenzioni per l'assicurazione? No, Consip. Questa è la legge che ha fatto il professor Monti, bisogna andare in Consip, se va in Consip. Se non va in Consip c'è la responsabilità personale e danno erariale. Se ci teniamo veramente dobbiamo farci sentire. Non possiamo farci capire che siamo deboli. Se qualcuno vi minaccia e vi dice chiuderanno la graduatoria, non è vero, perché non ce ne sono soldi per fare un altro concorso. Non ci sono. Dimostriamo a chi è rimasto a casa oggi che i nostri diritti possono essere ancora rispettati. Bravo! Bravo.